Nuova data di a tu per tu, siamo al Parco del Pionta dove oggi incontriamo insieme a David Faltoni, e Fabio Sinatti dall'Unione Polisportiva Policiano. Benvenuto Fabio. Buonasera, a tutti. Buonasera si avvicina, a tutti. Ciao David, si avvicina domenica 28 maggio l'appuntamento con la scalata al castello, edizione numero 45. 45. Quindi sono, sono, tanti, sono, sono tanti questi anni perché mi ricordano la mia gioventù, tanto per capirsi perché cominciai che avevo neanche 18 anni a organizzare questa manifestazione come organizzatore e come atleta. Quindi prima anzi ero atleta e fra l'altro la sentivo tantissimo questa gara che è successe poi nella prima edizione potevo essere, anzi dovevo essere io il vincitore, almeno diciamo, sulla carta. e invece che Poi invece arrivai quarto, quindi proprio la delusione completa, <ride> ma perché proprio da un punto di vista diciamo proprio dell'emotività poi in casa veniva fatta la gara fatto sta che insomma crollai completamente quindi le prime due edizioni le potevo ancora vincere poi è diventata superiore insomma ecco quindi una manifestazione che poi ha aperto diciamo, gli spazi a livello internazionale quindi è diventata una gara una fra le più grosse a livello nazionale per quanto riguarda le gare in circuito che ce ne sono pochissime e questa è la più forse sicuramente fra le più quotate insieme a Castelbuono diciamo in Sicilia è quella più quotata come ti venne in mente di ideare una gara al di là che all'inizio appunto come hai detto era artigianale un po' no? Come ti è venuta idea e del, il concetto del castello? Ma guarda, è venuto fuori dal fatto che ci fu una riunione diciamo, nel paese, nella sala parrocchiale, perché non avevamo ancora la sede sociale anche noi e Quindi venne fuori questo aspetto, dice: Ma creiamo qualcosa come paese, visto che era un periodo di fermento negli anni 70, diciamo c'era un po' un'evoluzione nel cercare di creare qualcosa di nuovo. E allora qualcuno uscì fuori, ma noi abbiamo un castello, anche se era eh, diciamo, disabitato, era proprio lasciato così in balia di se stesso. Era della famiglia. Tra l'altro, aveva una storia importante perché al di là di questo aveva, diciamo, era transitato anche da lì anche eh, diciamo, Annibale nella battaglia diciamo, del Trasimeno. Quindi, insomma, ha uno, uno scorcio diciamo, storico. Anche importante e allora si pensò di fare questa scalata al castello perché, effettivamente, prima arrivavamo a questo castello, un castello eh, diciamo che poi negli anni si è modificato, addirittura è diventato diciamo, un castello, diciamo, nei, nei periodi di Toscana, era particolarmente importante, poi ancora successivamente. Diciamo fu interesse dell'attrice a quei tempi là, Ira Fustenberg, che era una, un personaggio importante, lo volevo acquistare, poi dopo non si trovarono d'accordo perché aveva un costo abbastanza elevato, ma aveva un parco stupendo. Io addirittura nel periodo universitario mi trovavo lì proprio per cercare di studiare perché era una diciamo, nuosi diciamo, di tranquillità eccezionale. E allora venne fuori questa scalata al castello che è rimasta lì per, per alcuni anni, per quattro anni. poi... Ovviamente diventò, dopo le, le prime due edizioni, diventò, diciamo, fu acquistata da una, da, diciamo, da una persona qui di Arezzo, il dottor Sandroni, un dentista che l'acquistò, però insomma, non voleva tanta gente intorno e quindi ci costrinsero un pochino a relegare, quindi andare giù al paese. Ormai il nome rimase scalata al castello e da lì siamo arrivati fino alla ventesima edizione, alla venticinquesima edizione. Poi, Arezzo aveva bisogno di enfatizzare un pochino la fiera antiquaria, quindi ci fu proposto dall'amministrazione comunale di portare e trasferire la scalata al castello ad Arezzo, il che chiaramente ci furono delle controversie anche all'interno del paese, ci furono delle problematiche importanti che crearono delle grosse diciamo, anche fratture anche all'interno del paese. Per noi ormai diciamo, la manifestazione era diventata... Superiore alle nostre potenzialità nel paese, nei paesi non potevamo più reggere anche perché avevamo personaggi campioni olimpici come Bordine, Cova ci sono stati. Insomma, quindi, personaggi importanti che avevano esaltato un po' questa manifestazione. Rimasta diciamo, conosciuta anche dal fatto che avevamo diciamo, obbligato quasi diciamo, la statale, quindi quella direttrice che da Arezzo va a Perugia. A, diciamo, a fermare il traffico nel periodo diciamo, della scala del Castello per 3-4 ore, quindi diventava un problema anche abbastanza impellente. Allora da lì insomma, tutta una serie di modifiche che alla fine ci portarono a questa trasformazione nel centro di Arezzo, dove effettivamente abbiamo avuto il salto di qualità da un punto di vista sia mediatico ma anche da un punto di vista diciamo, dello spettacolo perché effettivamente abbiamo trovato una collocazione ideale, quella nel centro di Arezzo, questo circuito, diciamo, questo quadrilatero importante di Piazza Guidomono, Piazza San Francesco, Corso Italia eccetera, che ha dato spettacolo, ha dato diciamo, una, una visione particolare alla manifestazione fino ai giorni nostri, eh, diciamo, quindi vediamo tutti gli anni questa manifestazione che bene o male ha un risalto da un punto di vista dello spettacolo del richiamo anche turistico delle, e perché no, anche di diciamo, vedere qualcosa di diverso che solitamente la corsa podistica non ha insomma. Ecco, Quindi una caratteristica particolare di questo circuito che come dicevo in precedenza prima erano nati siamo rimasti soltanto due o tre diciamo, iniziative a livello nazionale che fanno queste gare in circuito perché sono sempre più difficoltose trovare atleti diciamo, un pochino dello stesso livello perché non possiamo né fare una gara a Numeri elevati e neanche farla diciamo, con numeri corti, bisogna che siano più o meno equilibrati anche da un punto di vista della qualità dell'atleta. Dell Quindi, non è facile trovare questi atleti, siamo costretti ad attingere un po' in tutto il mondo per cercare di, di poter allestire una gara, una gara diciamo, di, di questo livello. Penso. Allora, fatta la storia di questa manifestazione, veniamo all'attualità e direi che l'attualità ci dice che la, questa gara che nell'ultima domenica di maggio porta ad Arezzo eh, gli atleti più forti, più importanti a livello internazionale direi mondiale no? e, e in più si abbina all'altra alla gara precedente fatta per eh, competitiva eh, fatta per gli atleti diciamo, nazionali. Ecco, e direi che la formula adottata da, da Fabio dall'Unione dall Poliviciana, è una formula vincente perché tutti gli anni si richiama, eh, si vede un richiamo di persone sempre più ampio, sempre più folto e ecco, e, Fabio, anche queste sono gare d'atletica, si inseriscono nell'atletica quindi ora eh, si viene dall'esperienza, dalla bellissima organizzazione, sempre... Eh, dei campionati di società al campo d'atletica, no? quindi rientra sempre in questo, in questo spettacolo che è l'atletica. No? Ma sicuramente diciamo che gli atleti che poi noi andiamo anche a contattare sono tutti personaggi che diciamo bene o male hanno visto la pista. Protagonista perché, non a caso, Cekova cioè, viene dalla pista, eh, Bordine, forse un po' di meno, viene dalla maratona, ma per esempio, non so che posso dire, Buttai viene dalla maratona da la, dai 10.000-5.000, e Kenboy è campione olimpico dei 3.000-siepi, cioè, quindi tutti i personaggi che sono stati protagonisti della pista e che poi dopo hanno trasferito la loro potenzialità, la loro diciamo, forza, la loro qualità diciamo, di atleti a livello di strada, anche perché. A volte molto spesso la pista non ci permetteva di poter accogliere questi atleti, quindi poter fare una gara ad hoc, anche se nel proseguo c'è questa mentalità, questo interesse di fare una gara in pista di un certo livello, però forse è più facile trovarlo sulla strada, anche perché nella strada te vai a inserirti direttamente eh, diciamo nella gente, quindi nelle famiglie, nel, diciamo nella commercialità della, della città stessa, quindi in sostanza facendolo nel centro di Arezzo. Bene o male, anche quello sprovveduto può vedere la manifestazione e quindi si può appassionare. Al di là di essere poi un, un tifoso dell'atletica o meno, insomma, però, quando lo spettacolo è bello, è bello, indipendentemente certo, che sia di una o di un altro tipo di sport quello che dici è la pura verità: l'atletica, certo, alcune specialità si possono fare solo in pista, ma certo. e, e, si può, l'atletica può uscire dallo stadio. Può essere, quindi può essere vista dentro lo stadio ma può uscire dallo stadio e dare un grande, un grande spettacolo. Allora, per quanto riguarda l'edizione 2017, eh, 2017 che novità ci sono per tutte e due le gare ma soprattutto per quella internazionale? C'è già qualche conferma di qualche atleta notevole? Ma direi, direi diciamo, stiamo aspettando la ciliegina sulla torta, che mh, aspettiamo il visto da parte della Federazione Internazionale se riesce a darcelo, perché sarebbe veramente una bella ciliegina. Al di là di questo, comunque, sia abbiamo già dei personaggi importanti a livello proprio mondiale che saranno presenti. Addirittura insomma, avremo presente un atleta del Marocco che è stato il, diciamo, protagonista della Golden League del Golden Gala di, di anno scorso a Roma, quindi un personaggio che ha 8,19 nei 3,600, che rappresenta uno dei migliori specialisti a livello, a livello mondiale, ma oltre a lui saranno presenti ovviamente i keniani, quindi gli atleti dell'Africa saranno sempre i protagonisti. E stiamo puntando anche sugli atleti italiani, avremo Donofrio, il campionato italiano di maratona e poi probabilmente proprio in questi giorni stiamo contattando anche il Maggiuri che proprio recentemente, domenica e sabato scorso a Roma, vinto i campionati di 10.000, 28 e 40 fatto nella, in pista quindi un personaggio diciamo, emergente, giovane, delle fiamme gialle, che potrebbe dare veramente il suo valore. Ma oltre a questo ci saranno tanti altri personaggi. A livello femminile probabilmente riusciremo a fare una gara, dicevi, direi, proprio eccezionale, perché potrebbe essere la Maria Console, Maria Console, che è stata campionessa italiana di 10.000 lo scorso anno, quest'anno seconda, e poi campionessa italiana di mezza maratona. È stata presente qui anche alla Scala del Castello qualche anno fa, poi è già fin... Eh, un'altra atleta diciamo, italiana che può dare la sua, la sua forza. Stiamo puntando anche lì su due personaggi importanti che potrebbero essere la inglese, campionessa italiana di corsa campestre, campionessa italiana diciamo, anche del, del mezzo fondo prolungato. Quindi, noi diciamo, ce la stiamo mettendo tutta, purtroppo ci sono concomitanza a livello mondiale, perché qui non è che stiamo contattando quello che succede al paese Felicino o alla provincia vicina, stiamo, contattando, diciamo, stiamo confrontandoci contro manifestazioni come sono in Belgio, purtroppo i giorni precedenti c'è un meeting internazionale in Belgio e quindi dobbiamo, alcuni atleti hanno specifiche diciamo, direttive da parte della federazione, visto che quest'anno ci sono anche campionati del mondo in Gran Bretagna. pertanto molti cercano di raggiungere diciamo, il minimo per poter accedere a quello. Il Rosa, per esempio, che poteva essere uno partecipe, può darsi che lo possiamo avere come ospite, non potrà gareggiare perché la federazione glielo ha impedito per motivi proprio di strategia diciamo, eh, proprio atletica specifica. Quindi insomma, ecco, la struttura sta, sta andando avanti, sta andando avanti con tutte le potenzialità e le, le difficoltà che ci sono. La caratteristica di quest'anno della maratonina della Scalata al Castello è quella anche di diversificare nell'arco della giornata, come tutti gli anni abbiamo cercato di fare, con degli spettacoli. Gli spettacoli che potranno essere uno spettacolo di, di ritmica che verrà realizzato da Olimpea, una società retina di, di ginnastica artistica che quindi si presenterà con una certa filosofia, con una certa strategia poi ci saranno anche invece una musica più diciamo, alla portata di tutti con la Zumba come abbiamo visto qui al Parco del Pionta la, lo scorso diciamo la scorsa primavera insomma, quindi, e poi ci potrebbe essere anche qui un'altra ciliegina importante che non la diciamo perché non vogliamo ancora svelare queste cose finché non sono certe perché poi dispiace sempre dopo dire ci sono ma l'avevate detto invece Pai, non, non, certo. è, non è corretto insomma quindi speriamo di poter raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissi senti la, così, ah, non, vai la, vai. la città mi sembra che risponde sempre bene quindi con un pubblico con tanto pubblico e anche l'amministrazione insomma mi sembra che dà una mano no? no ecco io con questo che rispetto allo scorso anno che fu un po' la, l diciamo la il periodo del litigio che poi è stato diciamo, chiarito, per fortuna a volte insomma, è bene parlare anche chiaramente su queste, su queste tematiche, cioè, è uno, uno sport che anche invade la città ma al tempo stesso porta qualche cosa, io non dico che porti tanto, ma qualcosa porta. Quindi ecco, anche, allora, anche noi avere degli spazi adeguati e anche portare questo spettacolo. Io ho sempre ritenuto e ho sempre sostenuto che la scala del castello può essere uno spettacolo come tanti altri spettacoli, quello che va a teatro, quello che va al cinema, quello che va a vedere un'altra cosa quel giorno lì vedere della scalata al castello, perché può trovare delle cose, anche se non è appassionato di quello sport, può trovare eh, sicuramente una motivazione per poter essere lì e poter applaudire, vedere qualche spettacolo diverso, al di là della corsa anche. Eh, dove... perché poi organizzare quest, un evento di queste dimensioni, hai parlato prima anche della difficoltà nel contattare no, questi atleti di nome che abitano lontano, cioè abitano non solo fuori Italia, sì, ma sì. lontano proprio... Eh, ecco, dove trovate il tempo? Perché noi ti vediamo sempre impegnato poi durante il Gran Prix, insomma, tutte le gare che fate tutte le settimane, eh, insegni, insomma quante vite hai? Eh? Bah, ancora diciamo, la, la passione, la passione è sicuramente è quella che passa avanti un po' tutto, quindi a volte ci aiuta a fare anche queste cose, che è la motivazione è particolare. Molto spesso diciamo di notte il contatto che abbiamo tramite mail tramite questi contatti così con gli atleti a livello proprio internazionale, proprio oggi pomeriggio ho parlato con un manager tedesco che ha degli atleti ucraini, quindi quest'anno avremo per esempio una presenza ucraina di almeno 3-4 atleti, insomma, importanti, avremo l'est europeo presente con qualche rumena ma a livello internazionale fortissimi. Insomma, quindi, voglio dire, ci stiamo adattando anche a far sì che si possa portare atleti provenienti dalla Spagna. C'è per esempio questo atleta del Marocco che gareggia con una società spagnola e quindi è stato qui in Italia recentemente a fare un meeting a Grosseto e adesso è tornato in Spagna. E quindi tutti questi contatti, è chiaro che non sono cose semplicissime, fra l'altro devo prendere un pochino anche in mano la situazione sotto questo aspetto qui, quindi diventa sempre più problematico, arrivo negli ultimi giorni che sono veramente, come si dice fra virgolette, sto fumando, mi sfuma il cervello. Insomma, ecco. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo a parlarne. Seconda parte di A 2 per 2, questa sera con Davide Faltoni incontriamo Fabio Sinatti dell'Unione Polisportiva Policiano, stiamo presentando la Scalata al Castello, edizione numero 45, domenica 28 maggio. E anche la dimostrazione, oltre ai nomi di grido, si parla ad esempio di turismo sportivo, no? Chiarezzo dovrebbe puntare molto sul turismo sportivo, questo direi che è uno degli esempi che dimostrano come questo si possa fare. Ma io, abbiamo avuto la dimostrazione lo scorso anno, l'anno scorso abbiamo fatto sia la scalata al castello, i campionati italiani di atletica leggera, master, la maratona città d'Arezzo e adetta non da noi ma adetta proprio dagli addetti ai lavori che è stato diciamo, quello che ha permesso ad Arezzo di avere maggiore presenza turistica. In occasione dei campionati italiani e della maratonina è stata la, diciamo, la presenza maggiore, addirittura rispetto anche al Giro d'Italia, che noi avevamo visto una ma, marea di gente presente ad Arezzo, quindi grande spettacolo, però da un punto di vista economico e turistico sicuramente ha portato più le nostre manifestazioni che le altre manifestazioni. Quindi allora, ecco la domanda che si pone normalmente, perché anche gli, diciamo, i commercianti e soprattutto i... Gli operatori turistici non cercano di trovare una sintesi, una sinergia anche con queste realtà per cercare di arrivare a una soluzione che possa permettere sicuramente un vantaggio per loro, ma un vantaggio anche per chi deve organizzare, perché molto spesso anche che organizzate le difficoltà oggettive da un punto di vista logistico, organizzativo, addirittura insomma c'è cioè come si vede l'anno scorso per la scalata al Castello, polemiche che sono venute fuori così abbastanza gratuite, insomma cioè, se dopo ci sono due persone che si lamentano perché per attraversare una strada impiegano tanto perché la macchina la devono portare a 10 metri più avanti, cioè, questo mi sembra abbastanza ridicolo, detto proprio fra noi. Cioè, ecco, avere un pochino di rispetto io dico sempre un po' per tutti. Quindi, se abbiamo rispetto per tutti probabilmente c'è lo spazio per tutti per poter anche raggiungere degli obiettivi importanti sia da un punto di vista economico ma da un punto di vista dell'immagine, perché Arezzo è molto bella. Io addirittura lo scorso anno molti soggetti che sono venuti da Campionata Italiani hanno detto dice, non conoscevo ad Arezzo, sono rimasto piacevolmente impresso. E allora dico, se queste cose funzionano, cerchiamo di mettersi tutti a un tavolo e farle funzionare cercando di organizzarne il più possibile prossimo anno abbiamo in mente di chiedere un altro evento di un certo livello che porti a Rezzo molta gente, Insomma, ecco, però ci vuole sempre una collaborazione, io dico sempre eh, le cose da soli non si fanno mai, abbiamo bisogno sempre almeno di un altro soggetto, se poi questi soggetti diventano di più e tutti lavoriamo nella stessa direzione probabilmente possiamo raggiungere anche un certo risultato. Hai citato i commercianti, ad esempio eh, c'è stato recentemente la Gran Fondo di Ciclismo e eh, So che delle persone sono lamentate perché eh, alcuni negozi, insomma diversi negozi, a quanto pare erano chiusi. No? Nonostante che ci dice sempre la crisi, è qui e qui non si fa niente. Ecco, una volta che, tra l'altro, è una domenica ricchissima di eventi, ecco, è abbastanza curioso questo fatto. No? Ma, fra l'altro, ecco direi proprio in questo qui, qui: proprio si rispecchia un po' la mentalità degli aretini. Cioè, se non facciamo niente, non, non raggiungiamo niente, non, la gente non viene, eccetera. Facciamo qualcosa, diamo fastidio. Allora cerchiamo di capirlo un attimino, se i commercianti non si lamentano e dicono a me va bene quello che posso prendere dal lunedì al venerdì senza lasciare aperto, va benissimo, ma non ti devi lamentare, voglio dire. Se ci sono delle iniziative come la Gran Fondo, che c'è stata tantissima gente, sicuramente qualcuno potrebbe anche aver avuto bisogno di un, di un caffè, qualcun altro di un altro oggetto e così via. Ecco, tenere aperto questo nelle grandi città, questo avviene. Anche delle piccole, vai a Siena anche, per dire, è tutto aperto. Bra. Bravo, bravo. Io ricordo proprio mh, tre, anni fa, tre anni fa, per la Maratona Città Arezzo erano circa presenti circa 1800 atleti, allora ci fu qualcuno che mi disse ma c'è un bar soltanto aperto questa mattina, cioè quello lì fece i budelli d'oro, scusate il termine, quello che si dice qui nella zona dell'Arezzo e altri erano rimasti a dormire la mattina cioè dico ragazzi se uno dorme non prende pesci come si suol dire insomma come in gergo quindi bisogna stare attenti a queste cose sì allora io direi ora dopo magari se riprendiamo anche siamo qui a Pionta con il, questi allenamenti è una delle segate in cui ci sono eh, queste, esatto. queste segate quindi, di corsa. fra l'altro di... vedo che sono già arrivati in diversi quindi eh. ecco ora cominceremo ecco, a direi a fare la, la corsa, l'atletica Ora un'unica cosa ti volevo chiedere, eh, spesso si vocifera su questi atleti stranieri, soprattutto keniani, eccetera, ma com'è che hanno queste... sono solo doti naturali o ci potrebbe essere qualcos'altro? Ma guarda, io dico sempre lì c'è la fame direttamente, quindi principalmente partono con questo aspetto che sicuramente hanno dei doti naturali. Eh, proprio naturali, quindi è indubbio sotto questo aspetto qui, è una situazione che si verifica, loro sono abituati proprio anche in Kenya a correre costantemente per andare a lavorare, per fare qualsiasi altra cosa, per cui loro non sentono quella fatica che invece noi sentiamo. Negli anni 70-80 la sentivamo anche noi questa fatica, forse una fatica una fatica, ecco, come dicevo prima, di fame. Quindi è chiaro che loro sono diventati ora dei, dei professionisti, degli atleti di un certo livello. Ma questi fratto... giovani hanno perso anche l'abilità sportiva. Eh, sì, è questo che La fatica, cioè, le, il soffrire non c'è più come c'era una volta, perché noi vediamo anche da un punto di vista tecnico, abbiamo visto che molti atleti anche qui a retini stessi... Cioè, oggi per raggiungere un certo risultato e non è che è cambiato le, le distanze, perché le distanze in pista sono sempre le stesse. Quindi non è che dice, una volta diceva ah, le distanze sono più lunghe, l'ha misurata male, l'ha misurata bene. No, si vedevano gli atleti che facevano 15, 15, e 30, 14, 5.000, oggi quando fai 16 e poco più di 16 sei fortissimo. Insomma, voglio dire, allora c'è qualcosa che non torna, insomma. Ecco detto, detto fra Allora io direi di invitare. Ma invitar non chiedere sì. una cosa che abbiamo parlato anche di questi atleti, intanto. Tu, che sei anche un insegnante, quindi hai il polso delle scuole, eh, perché ci diceva nella scorsa puntata Orlando Fior di Giglio, ti ricordi, no? Ci ha detto che questi ragazzi che vengono oggi, quasi tutti quelli che iniziano, no? Rispetto a un tempo, sono molto scordinati già nella corsa, forse come dire, troppa tecnologia, troppo stare al computer, allo smartphone. Ecco, tu che sei a scuola e rispetto a quando hai iniziato a insegnare, che differenza hai notato? Notevole, notevole. Effettivamente, come diceva anche Fior di Giglio, la situazione è cambiata tantissimo. Mentre prima erano stimolati. È vero che qualche volta dipende anche da noi, insegnanti, non dare le giuste diciamo, indicazioni, ma dovuta principalmente a volte anche a mancanza di strutture, a affollamenti di numeri che ovviamente non ti permettono di lavorare in maniera adeguata, gli stimoli che mancano, i ragazzi che non hanno più voglia. Cioè, una volta non si giustificava nessuno l'educazione fisica, oggi. Te li vedi, si giustificano sistematicamente, cioè, dico, io sono cose allucinanti, non accetto questa cosa che posso accettare se uno sta male se c'è una, una gamba rotta o qualcosa del genere, se no, no non, non, è, non è spiegabile. E in più molto spesso anche nelle scuole si cerca di indurre a fare quasi più teoria per non creare problemi. Addirittura poi arriviamo al limite assurdo che purtroppo anche le palestre non sono eh, diciamo in sicurezza come dovrebbero essere normalmente. E ci sono anche molti dirigenti scolastici che addirittura dicono, ma no, fateli lavorare poco. Fategli... Quindi c'è cioè, quasi una eh, indicazione a farli lavorare di meno per evitare che questi si facciano male. Oggi le responsabilità sono diventate talmente elevate che qualcuno dice, ma chi me lo fa fare di volere fare qualcosa di più. Quindi ecco, c'è proprio un cambiamento radicale mentale ma anche strutturale. Insomma, ecco. Tornando alla scalata e concludiamo, domenica 28 lo ricordiamo, ecco, da un punto di vista, abbiamo parlato delle difficoltà organizzative, dal punto di vista economico cioè per voi è un rischio tutti gli anni organizzarla? Eh, nel senso, come funziona poi questi atleti? Nel senso, devono ricevere un compenso? Come funziona? Ovviamente, questa è una la scala al castello, è una cosa un po' particolare perché è una gara di invito, quindi, invitandoli eh, hanno bisogno diciamo, di un tipo di cachet, o più alto o più basso, a seconda delle potenzialità che hanno e in base anche a piazzamenti che possono raggiungere. Ovviamente, tutti gli anni siamo sempre alle prese di trovare dei sostegni economici che non sono così semplici addirittura poi diventa anche sempre più difficile andare a cercare perché poi eh, ci sono sempre meno soggetti che si espongono per andare anche a reperire fondi o sei veramente elevato quindi molto spesso vengono dati aiuti perché c'è una forma di amicizia con quell'azienda con quell'altra azienda ma diventa difficoltoso devo essere sincero questa è la parte diciamo un pochino meno bella la parte più dolente anche se poi dopo quando le cose riescono bene siamo tutti felici, contenti, però per arrivare a raggiungere l'obiettivo che ti sei prefissato è sempre molto molto problematico. Allora, appuntamento domenica 28. Domenica 28, io direi ora magari io vado a cambiarmi e riprendiamo... <ride> Concludiamo riprendendo Fabio, che inizia a preparare questi tutti serati, questi, atleti. Sì, TV, eh, questi allenamenti. Guardiamo al che tra l'altro sono sponsorizzati anche da RICI questi allenamenti segali al Pionta. Questi allenamenti sono fondamentali, ci sono molti soggetti che. Fra l'altro, noi diamo delle indicazioni abbastanza semplici, però eh, quelle fondamentali, anche l'impostazione della corsa, l'appoggi, che a volte sembrano banali, però probabilmente qualcuno non ci ha mai pensato, e quindi può essere un'occasione buona per, per andare avanti. Allora, tutti alla Scalata del Castello. Buonasera a tutti. Buonasera.